Termina con un giusto 1-1 il match tra Sinalunghese e Follonica Gavorrano che si è disputato all'Angeletti di Sinalunga. Ma andiamo a vedere le azioni principali della gara. Fornite le immagini da Radio Epicentro. Al primo minuto sono i padroni di casa, i ragazzi di Marmorini, a farsi vedere con una conclusione del centrocampista Trombesi. Si fa trovare pronto il portiere Ombra. Risponde sette minuti più tardi il Follonica Gavorrano. Su azione da calcio d'angolo infatti è Berardi a tirare a botta sicura, ma la sua conclusione viene murata in angolo ancora una volta da un difensore avversario. Arriviamo al minuto 19, una bellissima conclusione di Mangiaratti, ma con la punta delle dita straordinaria. Ombra a deviare in calcio d'angolo. Minuto 26, bella conclusione ancora una volta dalla distanza di Trombesi, ma ancora una volta Ombra si fa trovare pronto e devia in calcio d'angolo sopra la traversa. Il Folloni-Cagavorrano si rivede in avanti con una bella conclusione su schema da calcio d'angolo con Grifoni, il cui tiro viene respinto al minuto 44, però è la Sinalunghese che passa in vantaggio. Redi crossa, la difesa libera, la palla ancora sui piedi di, del numero 7, Redi che punta il diretto avversario, poi mette un delizioso cross sul secondo palo dove Doca Brent da due passi, non può sbagliare, è il gol dell'1-0, con il quale si va al riposo. Nella ripresa è tutt'altro Forloni che Gavorrano e al primo minuto l'occasione capita sui piedi di Grifoni, la cui conclusione di sinistro però non trova lo specchio della porta. Il, la Sinalunghese però non disdegna eh, di andare in contropiedi e qui Doca Brent incredibilmente con la porta spalancata spara fuori. Minuto 37. Ci prova Fabrizio Lo su punizione dalla sua mattonella. La palla è leggermente alta. Passano solamente 60 secondi e Lombardi imbecca Tommasini che sterza e con un destro imparabile fa 1-1. a -1. Il Follonica Gavorrano adesso ci crede veramente e in pieno recupero al 91esimo va e scappa sul lato di destra palla a Lombardi che incredibilmente spara fuori termina così 1 a 1